Eccoci qui, cari amiche e cari amici di Salvo 5.0. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Alla Conquista di se stessi. Abbiamo detto le scorse settimane con Silvano, non ricordiamo tutte le settimane il numero della puntata, ma siccome quella di oggi è un numero rotondo, 60-60, ci avviciniamo lentamente all'obiettivo delle 99 puntate. Allora, Silvano si è un attimo allontanato dalla sua postazione. Io questo, ecco, mi sa che sta tornando, vedo la sua chioma, eccolo. Ciao Silvano, allora ti do il benvenuto, ti chiedo come sto e poi mando la sigla. Come sto? Dunque, tu sei detossato. Quasi, quasi del tutto. E questa è una grande conquista. Assolutamente. Una grande conquista, una conquista senza precedenti. Ecco così. Sì, sì, sì. Capito? Bene, allora mandiamo in onda la sigla e poi cominciamo. Cari amici, ci vediamo fra pochissimi secondi con Silvano Agosti per questa 60esima puntata di Alla Conquista di se stessi. Vi aspettiamo, non andate via, anzi condividete questo link. A fra pochissimo. Va bene, così. Eccoci qui, cari amici. Allora, io mentre andavo in onda la sigla sentivo Silvano parlare con Giuliana. Silvano poi diceva: ho fame, cos'è che mangerai adesso? Un biscotto? Ma un pezzettino anche di... un pezzettino... che ecco qua cosa mangerò. Cos'è? Un po' di pane? No, un po' di grana. Ah, un po' di grana, un po' di grana. Grana padano. Grana padano. Molto bene, molto bene. Allora Silvano, io sono molto contento di essere qui con te oggi, anche perché, come tu hai notato, sono un po' più in forma rispetto alle puntate precedenti. La tosse è quasi del tutto, non ancora completamente, ma ho proprio qualche colpettino ogni tanto, e comunque la cosa più bella è che mi sento più energie in corpo. Che dire, mi chiedevi anche prima come vanno i numeri, sei soddisfatto, Salvo, quante persone ci guardano eccetera. Devo dire di sì, ma oltre che alla quantità di persone che ci guardano, mi piace molto vedere i vari feedback, la gente che mi scrive, che commenta, che ci ringrazia, e questa è la cosa più gratificante. Certo, è ovvio che se invece di essere 1000 fossero 100.000 sarebbe probabilmente ancora più gratificante, ma quello che importa è anche la qualità di ogni singolo essere umano che si collega con noi. Beh, perché 100.000 e non 1.000.000? Vabbè, certo, ci mancherebbe. Senti Silvano, ma l'avresti mai detto, ti ricordi quando ci siamo incontrati all'Azzurro Scipioni, l'avresti mai detto che saremmo arrivati a ben 60 trasmissioni? Beh, non l'avrei mai detto, abbiamo detto 90, 99. È vero. A proposito, Silvano, ho scoperto proprio pochi giorni fa che abbiamo degli amici in comune. Ne abbiamo già tanti, ne ho scoperto già tanti altri, anche durante le varie puntate, il mio amico Franco Russo di Catania, quell'altro amico Max che commenta, eccetera. Ma proprio 3 giorni fa ho parlato con Anna che è la compagna di Lucio, che so che faranno una prima del loro film all'Azzurro Scipioni all'inizio di marzo. Ah, bene. E per, sai, loro hanno fatto questa esperienza di unschooling, quindi un'esperienza didattica nuova con la loro bambina. Lo schooling si chiama? Sì.
Sì, homeschooling o anche unschooling. Homeschooling, scuola a casa, oppure unschooling, cioè niente scuola. Sì. Ed è, insomma, infatti io dovrei anche intervistarli, sti ragazzi, perché stanno facendo qualcosa di veramente molto interessante. Anzi, non ti nascondo che se riesco, dal punto di vista, diciamo, logistico, mi piacerebbe molto venire lì a Roma quando farete la prima all'Azzurro Scipioni. Benvenuto. Grazie. Allora, andiamo a vedere. Andrea dice buonasera Salvo, Silvano e a quelli che sono in chat. Andiamo a vedere, ci sono già diversi commenti. Oh, allora, prima che mi dimentichi, oggi proprio mi ha telefonato un amico per sollecitarmi il fatto che mi aveva mandato un'email perché voleva chiarire meglio il concetto di resilienza. Ne abbiamo accennato alla puntata precedente, tu mi hai chiesto cosa vuol dire e io ti ho dato una risposta che non era proprio precisissima, e allora lui ci tiene a chiarire questo. Ciao. Io gli ho già detto che personalmente non sono interessato a trasformare questa trasmissione in una lezione di glottologia o di grammatica o di sintassi. Io desidero che si affrontino i problemi reali della persona umana. Quindi, in per certi versi, mi irrita questa super proprietà di linguaggio. Io poi penso che una persona parli male, ma che il senso di quello che dice sia profondo. Quindi, vedremo più avanti, se abbiamo tempo, di esaminare questa cosa. Va bene, però, siccome questo messaggio, una volta tanto, è molto breve, sono proprio due righe, permettimi di leggere ormai. Allora lui dice: nella trasmissione del 26 gennaio ho sentito la spiegazione sul significato di resilienza, fatta equivalere ad adattamento passivo. In vero però resilienza vuol dire resistere agendo con intelligenza nelle ed alle avversità, fino a trarne profitto. Saluti Cosmo Mino. Ok. Beh, quindi c'era una sottile differenza. Con l'intelligenza è importante reagire non solo nelle avversità, ma sempre. Certo. Tutto certo. Per cominciare. Certo. Poi, quando ci sono parole così super specifiche alle quali si può sostituire una frase che le spiega, io preferisco la frase che le spiega. Tipo, nelle difficoltà, con intelligenza, riuscire a domare ciò che ti è avverso. Punto. Così uno va avanti. Sono perfettamente d'accordo con te. Per esempio, tu prima hai detto mi irrita fare lezioni di grammatica, eccetera. Sono d'accordo. Per esempio, un'altra cosa che anche a me un po' irrita sono gli acronimi. Hai presente che gli americani sono maniaci di acronimi, no? NCIS, quello, quell'altro. Che dico, ma che vuol dire? Parliamo con delle frasi belle lunghe che spiegano i concetti, anziché tutti questi simboli, questi acronimi, eccetera. Quindi mi trovi d'accordo. Allora, comincio subito a leggerti i commenti dei nostri amici. Samuele, buonasera Salvo e Silvano. Oh, ecco una prima telefonata. Chi è? Chi sei? Abbiamo fatto interesse questo insieme. Adesso io sono in diretta su una web TV che si chiama Salvo 5.0. Sintonizzati che mi trovi lì. Fammi la domanda lì, non fammela al telefono. Ciao. Hai capito? Salvo 5 numero punto 0 parola, ok? Ciao. Benissimo. Allora, Samuele, stavamo leggendo. Buonasera Salvo e Silvano. Vorrei condividere una poesia che ho scritto e non ho mai letto a nessuno. Beh, quindi è proprio una cosa in esclusiva per noi, cari amici, che apparteniamo a questa piccola grande famiglia di Salvo 5.0. Allora, leggo. Quando l'ascolterai, smetterai di sentire.
Quando lo vedrai, smetterai di guardare. Quando lo vivrai, abiterà dentro di te. E allora lo vedrai sotto ogni cosa e lo ascolterai in ogni silenzio, ma soprattutto sarai tu. Silvano, vorrei essere di Roma per venirti a trovare e prendere una boccata di libertà che solo un essere umano può dare. Samuele. Bella poesia di Samuele, è un piccolo indovinello. La risposta potrebbe essere appunto che lui vede finalmente se stesso, oppure che vede anche Dio se esistesse. Capito? Sì, sì. Complimenti. Io non sono esperto. È più un indovinello che una poesia, eh? La poesia è solenne sempre, anche quando parla di fiori. Vado avanti. Andrea. Ciao Silvano. Io ho scelto di non lavorare, ma quando le persone mi chiedono cosa fai nella vita, se dico che non lavoro, mi dicono che sono uno scansafatiche o che vivo alle spalle degli altri, per non dire di peggio. Allora, come potrei rispondere in modo semplice, intelligente e cortese alla domanda cosa fai nella vita? Grazie a entrambi, vi voglio bene. Andrea. Intanto sono pochi quelli che possono ritenere di essere nella vita, sono quasi tutti ospiti dell'esistenza, proprio per il fatto che o lavorano troppo, o non hanno lavoro, o sono nelle angherie delle tasse, eccetera, eccetera. Intanto, quindi, intanto è anche sbagliato non lavorare affatto. Perché anche quando non ci sarà più lavoro per nessuno, che accadrà fra neanche 20 anni, sarà importante che ognuno offra 2 ore di volontariato per la collettività, per la comunità nella quale vive. Sai che in un condominio, per esempio, c'è una molecola dello Stato, nel senso che tutti coloro che abitano il condominio continuano ostinatamente a non incontrarsi, non si capisce perché, continuano ostinatamente a dividersi in gruppi, no? I partiti, tanto la parola partito è antipatica perché si riferisce a una parte, mentre invece ospite dell'universo è il tutto, capito? Quindi non lavorare affatto è sbagliato. Anche se ci fosse finalmente un tipo di governo onesto che dice sì, noi in realtà abbiamo consumato tutti i nostri averi che tenevamo nascosti per i nostri lavoratori che lavoravano, ogni anno versavano dei contributi e alla fine di 40 anni di lavoro noi eravamo incaricati di darli a loro. Noi abbiamo fatto un errore, sì, è vero, li abbiamo investiti, li abbiamo persi tutti e oggi non abbiamo più i soldi neanche per dare le pensioni. Oppure, oltre che persi, sono stati anche rubati quei soldi lì. Perché effettivamente se tu immagini lo Stato nel 1960 che riceve i primi contributi dei lavoratori che staranno lì fino al 2000, cioè per 40 anni, dicono, ma cosa ci facciamo con questi soldi? Li mettiamo in banca, li mettiamo sotto la mattonella, cosa facciamo? Sono masse enormi di soldi, metti che c'erano, non so, una trentina di milioni tra operai impiegati e che ognuno mettesse via, non so, 1.000 lire, non so, al mese sono 30 miliardi di lire ogni mese, sono 300 miliardi l'anno, 3.000 miliardi ogni 10 anni, e 12.000 miliardi alla fine. Allora il debito pubblico cosiddetto è questo, è che sono spariti i soldi dei contributi, punto. Dove sono andati, perché sono spariti, questo io non mi addentro perché non è né il mio mestiere e neanche mia competenza. Allora, quando lo Stato potrà finalmente condividere con gli esseri umani le risorse che
che da essi stessi trae o dalle macchine, no? E allora sarà molto interessante riprendere il discorso sull'essere umano, ma fino ad allora si deve parlare solo di ragionieri, di attori, di ingegneri, di papi, di presidenti del consiglio, ma di essere umano non viene neanche capito quando dici che l'essere umano è comunque il massimo risultato che la natura ha raggiunto all'interno della logica dell'esistenza e della vita. Che succede? Bene. Allora, Stefano ti fa una domanda molto diretta e breve. Silvano, hai mai sofferto tanto da piangere copiosamente con le lacrime? Se sì, in che occasione? A dirti la verità, questo mi capita tutti i giorni, da quando ho saputo 40 anni fa che ogni giorno in questo pianeta muoiono 35.000 bambini di fame. Allora io un secondo, 10 secondi, 30 secondi di pianto, diciamo così, travolgente, li vivo tutti i giorni. Non capisco perché debbano esserci 35.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame e al tempo stesso vengono distrutti 1,5 miliardi di tonnellate di cibo che potrebbero sanare tutto, no? Non capisco, quindi piango. Quindi la risposta non solo è sì, ma è addirittura tutti i giorni. Tutti i giorni. Grazie. Tutti i giorni è un dolore veramente abissale, sai? Ma sai perché è un dolore abissale? Perché io immagino nel corso della giornata questi 35.000 bambini, dicevo l'altro giorno alla mia compagna, 35 azzurri scipioni pieni di gente, cioè 100 persone, per 35.000, capito? Anzi, mille azzurri scipioni pieni, perché 35.000. Allora, ma perché muoiono questi? Perché non viene scritto come ho proposto io? Io ho proposto nel mio diario, ho proposto che chiunque si dispone a scrivere un racconto o un romanzo o una poesia metta proprio all'inizio questa informazione: scusate, prima di scrivere la poesia ho bisogno di scrivere che ogni giorno su questo pianeta muoiono 35.000 bambini di fame. 35.000, non 35. Vuol dire che 3 milioni e mezzo l'anno di bambini muoiono, vuol dire che 1 miliardo di bambini sono già morti. Ma perché? Perché ci deve essere qualcuno che con la forza dell'infanzia dice perché, e ci deve essere qualcuno che risponde. Non che lo Stato fa come gli adulti, no? Che quando gli chiedevi qualche cosa dicevano questo è un problema molto complesso, bisogna vedere. Che complesso? Spiegami perché tu rimani impassibile, Stato, di fronte al fatto che sei complice totale, mentre ogni persona è complice parziale, compreso te, Salvo, compreso io, sì, del fatto che ogni giorno muoiono 35.000 bambini di fame. Io non sopporto che un deficiente qualsiasi scriva un telegiornale come lista di omicidi, di stupri, eccetera, e non dica mai che lo Stato è il peggiore stupratore perché lascia morire 35.000 bambini di fame. Certo, sono tutti gli stati del mondo, bene, ma sono pur sempre 35.000 bambini. Silvano, ti chiedo scusa, ho un piccolo problema col programma di regia, quindi dobbiamo interrompere e riprendere nel giro di un minuto, abbi pazienza. Bene, bene, così faccio un giretto. Ok. Eccoci qui, cari amici, abbiamo ripreso, vi chiedo scusa, c'è stato un problema con il programma che uso
per gestire la regia, siamo rimasti bloccati per un paio di minuti, adesso siamo di nuovo qui, avendo comunicato a Silvano, ecco, Silvano è rientrato. Allora, Silvano stava rispondendo a un commento che era arrivato da Stefano, che chiedeva se aveva mai sofferto tanto da piangere, e lui aveva dato la risposta. Comunque siamo stati bloccati, credo, negli ultimi due minuti. Naturalmente di questo vi chiedo scusa, ma siamo di nuovo in onda. Silvano, ti chiedo scusa per questa interruzione. Comunque il concetto era chiaro, tu stavi addirittura esortando eventuali poeti, scrittori, eccetera, di scrivere all'inizio del libro, della poesia: scusate, prima di scrivere questa cosa vorrei sottolineare che ogni giorno muoiono 35.000 bambini di fame. Sì, ovunque. Ovunque. Uno anche sta scrivendo una mail, un altro adesso invece di mettere, non so, nome, professione, eccetera, mettere anche quello, ma poi mettere: tenga presente chi riceve questa mail che ogni giorno nel mondo muoiono 35.000 bambini di fame. Io mi ritengo responsabile anche di questo se non scrivo questo. E bisogna che scriva, veda questa forza. Mi sembra un bel suggerimento. Speriamo che qualcuno lo accolga. Proprio lo potrebbe. Sapete come nei messaggi di posta elettronica alla fine c'è il famoso disclaimer sulla privacy, eccetera, eccetera. Bene, ognuno di noi prima della firma potrebbe scrivere questa cosa. Mi piace. È veramente Invece della privacy, che è una delle beffe più ignobili del mondo, perché la privacy col telefono sotto controllo, col computer che può essere controllato, con le lettere lette e ridette da chiunque, la privacy. Invece no, più interessante è scrivere quello che ho detto io poco fa, no? Giusto? Assolutamente d'accordo, Silvano, mi piace molto questa idea e spero che in tanti riescano a trovare un modo di metterla in pratica. Allora, Samuele Saudelli dice: ciao grande Salvo e mitico Silvano. A lui piacciono molto gli aggettivi. Sabato mattina mi sono svegliato con queste parole in testa e mi piacerebbe avere un parere da parte di Silvano, grazie. Il rossetto rosso è un accento di femminilità tra le dolci rime di una poesia. Il rossetto rosso è una dolce... È un accento di femminilità tra le dolci rime di una poesia. Tra le dolci rime della femminilità, mica di una dolce rima. Il rossetto, sì. Il rossetto è un gentile grido di attenzione che le donne richiedono, perché la bocca è chiaro che è un simbolo sensualmente molto importante. Ma c'è un verso di Shakespeare molto bello che dice, un sonetto anzi: gli occhi della mia donna non sono affatto simili al sole. Il corallo è molto più rosso delle sue labbra. Questo sonetto io ve lo dirò alla fine di questa trasmissione, quando Salvo mi chiede di dire una poesia. Bene. Vi dirò tutto il sonetto, perché è bellissimo. Bene. Anche perché io sto traducendo, come ti ho detto Salvo, sto traducendo ormai da un anno questi 155 sonetti di Shakespeare, che sono veramente dei gioielli vaganti. Bene, bene, bene. Allora ringrazio Samuele Saudelli per questo suo commento, che diciamo da questo è scaturito questo tuo l'idea anche di dirci del fatto che stai traducendo questi 100 sonetti e del fatto che alla fine ce ne leggerai uno. Molto bene. Molto no, bene. Ne dico uno. Ce ne dici uno. Florian dice: mi piacerebbe
sentir parlare, Silvano, dei figli della libertà. Beh, ne abbiamo parlato prima di Lucio e Anna. Le creazioni dell'anima non si sanno dove vengono e dove vanno. Portano semplicemente un'aria nuova. Che importanza ha di scriverci da dove vengono, dove vanno? L'importante è che portano l'aria nuova, magari possibilmente pulita, non quella orribilmente sporca di Roma, Milano, Torino, Vicenza, Verona, Parma, dove la gente sta praticamente asfissiando per dare posto al petrolio delle macchine con il monossido di carbonio, eccetera. Lasciamo perdere l'angoscia di chiederci da dove arriva, se arriva l'aria pulita. Invece chiediamoci da dove arriva l'aria sporca. No, ma la sollecitazione di Florian era, dice, mi piacerebbe sentir parlare, Silvano, dei figli della libertà, di questa iniziativa di Lucio e Anna. Beh, figli della libertà, io vedrò finalmente il loro film, quando lo faranno, al Cinema Azzurro Scipioni, li conosco da abbastanza tempo, sono stato anche, credo, abbastanza preciso nell'incoraggiarli in questa impresa, perché sono due genitori, diciamo, che hanno deciso, invece di mandare a scuola la figlia e i figli comunque, di andare in autostop in tutto il paese, a destra, sì, a visitare il paese, a vedere. E questa è un'esperienza assolutamente insostituibile. Personalmente a me è capitato di farla, non in Italia, ma ho fatto tutto il Medio Oriente, anche l'Africa del Nord, sempre in autostop, e ho scoperto le cose più importanti della mia vita. Ho scoperto per tutto che l'umanità è meravigliosa, meravigliosa, e che chi la governa purtroppo la deturpa come un folle incosciente che ha attorno a sé dei capolavori, ogni tanto prende uno a martellate, lo distrugge oppure lo brucia. C'è solo follia nella gestione del mondo, per questo il mondo pensa che la follia esista. Sì, bene, credo che il nostro amico Florian sarà contento di averti sentito esprimere queste parole. Io ho visto il loro primo film, che si intitola Unlearning, che è proprio testimone di questo loro viaggio per l'Italia in autostop. Sono stati ospitati da diversi posti, fra cui addirittura anche un circo. Ed è una storia veramente meravigliosa, questa qui di Giulio e Anna, che vi invito ad approfondire. Cercate in rete Figli della Libertà. Appunto, il film Unlearning è già disponibile e i primi di marzo uscirà il loro film, proprio la cui prima sarà proiettata all'Azzurro Scipioni a Roma, lo stupendo cinema di Silvano. Sì, però Unlearning è per certi versi scorretto, avrebbe dovuto intitolarli Undislearning, perché a scuola si disimpara la scienza, si disimpara la cultura, si disimpara tutto. Undislearning, perché unlearning vuol dire non imparare, invece imparare è uno dei piaceri più straordinari che si possono provare nella vita. Ma imparare da che cosa? Dallo sguardo, dall'incontro, dal tocco, da imparare dal confronto permanente di se stessi col mondo, piccolo o grande che sia. Ma il mondo va esplorato. Ma lo sai che tutti quelli che sono andati a scuola non sanno neanche niente, non solo del mondo, non solo del pianeta Terra, ma non sanno niente neanche del loro corpo. Niente, eh? Persino i medici non sanno quasi nulla del loro corpo. Rispetto alla straordinaria immensità, complessità e poeticità della morfologia del proprio corpo proprio. Dicevo proprio stamattina a un ragazzo che diceva, ma sai, io praticamente non sono nessuno. Ma come non sei nessuno, gli ha detto. Ma se tu sei un'immensità assoluta, l'essere umano è un immenso. Allora ho cercato qualcosa per fargli capire, gli ho detto, ecco, allora immagina che tu puoi prendere
per una delegazione che viene da un altro pianeta in cerca di opere d'arte e che, come sai, i marziani sono fatti a palla, no? E quindi vogliono sapere di opere d'arte. In una stanza mettiamo la Pietà di Michelangelo, che è considerata una delle opere più importanti, la cui preziosità è senza limiti. Quanto costerebbe comprare la Pietà di Michelangelo? A parte che non è in vendita, ma se fosse in vendita non basterebbero 1.000 miliardi di trilioni di euro, per dirti, no? E però la Pietà di Michelangelo è un pezzo di marmo così. Invece tu, ho detto a questo ragazzo, ti metti vicino a Pietà e dici: io invece sono un altro tipo di operatore, posso fare così con le mie mani, posso chinare il capo, posso pensare, posso vedere, posso parlare, posso rispondere alle domande che mi fanno da Salvo 5.0. Posso sognare, posso amare. Pietà di Michelangelo non può sorridere. Ma non è che non posso ridere perché la Madonna c'ha in braccio il figlio morto, non posso ridere perché è una statua, perché è di marmo e l'essere umano invece è di carne, è di vita, è di totalità, è grandioso, è un'opera d'arte della quale nessuno si è mai davvero occupato in modo profondo. Forse un po' Dostoevsky e Shakespeare. Grazie Silvano, è importante ricordare che cos'è l'essere umano, altro che la Pietà di Michelangelo o qualunque altra opera d'arte. È importante, ce ne dimentichiamo troppo spesso e tu ce lo ricordi altrettanto spesso, per fortuna, e questo è uno dei motivi per cui siamo qui, e questa è la terza stagione e sono orgoglioso. Sai, quando a volte io parlo con degli amici, con dei conoscenti, dico: ma tu lo sai che io sono l'unico essere umano al mondo che ha avuto il privilegio di fare decine di trasmissioni in diretta con Silvana Agosti insieme a centinaia di persone che ci guardano? Questo per me è un privilegio unico, veramente. E proprio perché ogni volta ci ricordi delle cose che tutti dovremmo sapere, ma che troppo spesso dimentichiamo o ignoriamo, perché magari nessuno ce l'ha mai fatto notare. Alla fine è tutto qui, lo spirito della conquista di se stessi, non c'è molto di più, secondo me, ma è tantissimo. Ti vedo riflessivo. Sì, stavo pensando a un messaggio che ho mandato e che forse dovrei anche mandare qui, un messaggio molto curioso, che io ho pensato, ci sono, pare, 8, 10 o forse 80 esseri umani che, rinnegando totalmente se stessi, sono considerati i più ricchi del mondo, no? E questi impostano tutta la cultura monetaria, quella che distrugge proprio l'essere umano, no? E allora io ho proposto a delle persone con questo messaggio di pensare per un minuto, immaginare per un minuto, è più che sufficiente un minuto al giorno. Di radunare queste 8-80 persone, mettiamo al centro di una piazza, Piazza San Pietro, mettiamo, no? Luogo altamente simbolico, e di, nell'immaginario, di seppellirle sotto una montagna di denaro, finché soffocano, finché forse persino muoiono, a meno che non riescano con un senso di terrore a scavarsi un pertugio, un'uscita da questa enorme massa di denaro che gli viene scaricata addosso. E se ce la fa a uscire, ha il diritto anche a starci fuori. E se non ce la fa, meglio così. Bella questa immagine, molto interessante. Basta solo immaginare. Basta perché sia nell'immaginario. Allora, dovete sapere che tutto ciò che noi immaginiamo, con la potente qualità della mente umana, in un certo senso raggiunge uno per uno tutti gli altri 7 miliardi di esseri che ci sono al mondo. Naturalmente tu mi dirai: vabbè, ma uno del Bangladesh cos'è che capisce di quello che hai detto tu adesso, mettiamo?
non è che capisce, ma gli arriva un sentimento interno, sai, fra quelle cose che ognuno di noi dice e non sa da dove gli arrivano. Bene, gli arrivano da un altro essere umano che in quel momento ha pensato quella cosa lì, magari in turco, oppure in neozelandese, in cinese, però la pasta emotiva, etica di ciò che lui ha pensato si diffonde in tutti i 7 miliardi di persone, compreso me, te e tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Bella, mi piace molto come immagine. È un esercizio che possiamo provare a fare e chissà appunto se magari risuonerà il nostro pensiero nella testa di un fratello del Bangladesh o della Nuova Zelanda o della Cina, come ha appena evocato Silvano. Anche questa è una bella immagine, un bel esercizio mentale che possiamo provare a fare. Allora, c'è un nostro amico, un nuovo amico, che si chiama Consapevolezza Spirituale, che dice: buona serata Salvo, mi sono appena iscritto, complimenti per la trasmissione. Caro Consapevolezza Spirituale, benvenuto o benvenuta a questa trasmissione, grazie di essere qui, ti invito a condividere questo video fra i tuoi amici, conoscenti, parenti, affini. Di: ma sai che ho scoperto una trasmissione in rete dove ci sono due esseri umani che parlano di amore, parlano di vibrazioni, parlano di esperimenti. Ecco, prova a farlo. Ringrazio tutti coloro che hanno già condiviso, hanno messo mi piace, sono tantissimi, ma non esitate a farlo, continuate sempre, perché bisogna sempre condividere il nostro egoismo. Allora, poi ci sono tutta una serie di saluti. Fonzi 102 ti fa una domanda secca: esiste la libertà o è solo utopia? Esiste la libertà o è solo utopia? Dunque, intanto la libertà come aspirazione esiste in qualsiasi essere vivente, anche negli animali, anche addirittura persino negli oggetti. La libertà di un oggetto è di mantenere la propria funzionalità. La libertà di un uomo, di un essere umano, è di rispettare la propria immensità. Quello è il senso, la libertà di dare risposta ai propri desideri. Ma questa libertà dipende strettamente da ognuno di noi. Dipende nel profondo da ognuno di noi. Io, per esempio, te lo dico sinceramente, la libertà di desiderare la pratico senza limiti. Capisci? Anche certe volte uso la parola desiderio, che per me è una parola sacra, perché, come te sai, abbiamo scoperto che deriva dal latino desidera, qualcosa, un messaggio che viene dalle stelle. Quindi non si può non dare risposta a un desiderio, se no si paga con una frustrazione gravissima. Ma a volte, per far arrivare un messaggio a un mio simile, dico: desidererei moltissimo che tu riuscissi per la prima volta a scoprire il tuo immenso valore, mettiamolo. Mi piacerebbe moltissimo che tu un giorno mi rincorressi e mi dicessi: lo sai che l'ho scoperto? Ho scoperto che il mio valore è talmente grande che non mi basterà tutto il tempo della vita per conoscerlo o per conoscerne l'entità. Perché mi hanno convinto, invece di essere prima un figlio, poi uno scolaro, poi un lavoratore, poi un adulto, poraccio, poi un anziano, poi un vecchio, poi un cadavere, poi un ricordo, ammesso che ci sia qualcuno che lo fa. Ma questo è un percorso orribile per un'immensità come l'essere umano, che è tutt'altro. L'essere umano è composto, figurati, intanto da tutte le sue stagioni, per cui la stagione dell'infanzia, che è la prima ad apparire, non si deve fermare a 5 anni, ma deve andare avanti tutta la vita, anche fino a 100, 150 anni. Sempre l'infanzia va avanti,
per suo conto, se non viene brutalmente interrotta, come fa questo tipo di società attuale, con questa mostruosa Auschwitz che si chiama scuola, capito? Io veramente ho avuto un'emozione fortissima quando ho sentito parlare di bella scuola. Era come se uno dicesse bella Auschwitz, no? Bella camera a gas, ma buona scuola, sì, sì, la cosa è buona scuola. Sì, la legge della buona scuola, sì. Sì, buona scuola, ma come fa del buon sterminio? La legge del buon sterminio? La legge di persone che arrivano lì intatte da un'infanzia purissima, anni 4, anni 5, sono in grado di rispondere a qualsiasi domanda, a modo loro certamente. E dopo 14 anni di questo tormento che si chiama buona scuola o scuola, non sanno più rispondere a nessuna domanda, non sanno più rispondere di fatto. Io vorrei che uno, quando io rispondo qua, non è perché io sono diverso dagli altri, perché sono particolarmente profondo, intelligente, no, io rispondo perché ho avuto la fortuna di non interrompere nessuna di queste stagioni. La mia infanzia procede da allora, la mia fanciullezza procede da allora, la mia adolescenza procede da allora, cioè sono tutte stagioni che, come l'estate, ogni anno c'è l'estate, no? Ogni giorno in me c'è fanciullezza, ogni giorno in me c'è infanzia, perché procede, mi accompagna. E anche la stagione della maturità, che viene verso i 24, 30 anni, mi accompagna, non è mai stata interrotta la giovinezza mi accompagna. Infatti io qua, quando mi trovo fra i cosiddetti giovani, dico: ragazzi, ricordatevi che voi siete solo giovani, mentre invece magari le persone della mia età sono anche giovani, perché la giovinezza li ha seguiti fino adesso e li seguirà finché sono in vita. Quindi questa meraviglia va rispettata, l'essere umano va rispettato, lasciatelo in pace, fate la riforma più giusta che si può fare, dite a tutti gli insegnanti: sarete pagati per stare a casa, statevene a casa e fate quello che desiderate, non andate più a tormentare questi bambini. I bambini andranno nel parco a giocare, ci sono i parchi dappertutto, che vadano nel parco a giocare dalla mattina alla sera. Bella, aria fresca, queste parole per me sono veramente come l'aria fresca. Ma ti devo confessare, Silvano, ma tu lo saprai, che purtroppo parlando in giro con le persone che non hanno una sufficiente dose di sensibilità, queste parole vengono viste quasi come le parole di un matto. Ma come si fa a non mandare i ragazzi a scuola? E com'è che imparano a leggere? E cosa fai poi a 30 anni che non sai fare 2 più 2? Queste sono le risposte che spesso mi sento dare da chi io cerco di sollecitare con questi discorsi. Perché sai, queste sono parole disperate, perché intanto non sono vere, perché i genitori dovrebbero dirti le parole vere. La mamma deve dire: come faccio a non mandare il mio bambino a scuola, che io devo andare a lavorare mezz'ora prima che lui entri a scuola? Io lo accompagno trafelato e poi devo andare a lavorare. O il padre: come faccio io a giocare con il mio bambino dalla mattina alla sera, che devo andare a lavorare 12 ore al giorno? Questo sarebbe, non come faccio a non mandarlo, che lui non sa fare 2 più 2. Poi il problema non è di saper fare 2 più 2, il problema è di saper difendere la propria immensità. E per la propria immensità 2 più 2 fa ridere. 2 più 2 è una persona libera, come mi ha chiesto quell'ascoltatore. Sì. Lo fa senza neanche accorgersi. Certo, deve farlo alla sua età giusta. Non ha nessun senso che lui faccia 2 più 2 a 3 anni. Non ha neanche senso che impari a scrivere a 5 anni, non ha nessun senso. Lui imparerà a scrivere perché lui ha imparato, per esempio, a camminare, no? In questi 5 anni cammina bene. Ah, come cammina bene quel bambino? Ecco,
Ma non è che gli hanno spiegato che il piede deve stare a 45 gradi, il tallone deve stare premuto per primo sulla terra. L'ha imparato. L'ha imparato. Io ho notato una cosa meravigliosa all'inizio di un mio film che si chiama D'amore si vive. Non so se te l'ho detto, Sara. Ho visto una cosa meravigliosa. Io ho filmato una giovane madre che dà il seno a un bambino e le dita del bambino, l'indice e il medio, si vede benissimo che premono il seno. Un bambino di 3 mesi, 4 mesi di età. Si vede che premono il seno, no? Per aiutare il latte a schizzare fuori nella sua bocca che lui sta poppando. Dopodiché si distrae un attimo, si leva, la madre gli mette un'altra volta i capelli in bocca al bambino e il bambino riprende a popare, ma non mette più la mano sul seno per far uscire il latte, perché la madre nel frattempo ha messo il suo indice medio esattamente nel punto dove lo metteva il bambino. Quindi sia madre che figlio, senza mai aver imparato a scuola come si poppa, lo sanno fare. Perché è dentro di loro, è nel loro essere. La vera cultura è quella che abbiamo dentro, la cultura delle nostre sopracciglia, è di essere fiere di fermare le polveri che non vanno negli occhi. La cultura della nostra bocca è di mangiare nel modo giusto, di dire le cose giuste, che si sentono, che sono nel profondo. La cultura dei nostri occhi è quella di saper vedere, non di guardare soltanto. E quindi la vera cultura è la capacità di comportarsi. Sono un essere umano, sono un'immensità, ma perché dovrei comportarmi da muratore o da... Poi io sono così offeso quando sento questi poveri sottopagati della RAI che fanno i radiogiornali e che parlano di 40 operai, 50 impiegati, 5.000. Ma chi sono questi qua? Perché non parlano di 40 esseri umani, 50 esseri umani? Non esiste l'operaio, esiste un essere umano costretto a fare l'operaio, Dio buono. Smettetela di costringerlo e vedrete che lui magari farà l'essere umano. Capito? Grazie, grazie Silvano. Io ho proprio, a parte che avendo visto il film per intero, mi sono subito ricollegato nella mia memoria alla scena di cui parlavi, di questa madre dolcissima con questo bambino. Però è vero, cioè tutte queste cose noi le sappiamo, ce le abbiamo dentro, non c'è bisogno che ci sia un insegnante che ce le spieghi. Grande, veramente. Lo so che tu non ami, gli aggettivi grande, mitico, eccetera, però quando ce vo, ce vo. Allora, Andrea, una domanda a Silvano. Dato che avere tanto denaro porta a fare di meno e non averlo o averne poco stimola la persona a fare di più, non sarebbe più intelligente e giusto ritornare al baratto? Mi fa proprio ridere questa domanda, mi fa proprio ridere. Ti dico la verità, è come dire, visto che nelle città l'aria è diventata irrespirabile, che, non ci, che se si respira si muore di cancro sicuramente dopo 12 anni, sarebbe meglio tornare sulle colline, sulle montagne dove l'aria è pura, eccetera. Che cosa vuol dire? È molto meglio smettere di impestare le città con le macchine. Chiaro? Direi di sì. Michele, volevo chiedere a Silvano se ha provato almeno una volta in vita sua a salvare almeno un bambino dei 35.000. C'è un detto, chi salva una vita salva il mondo. Dunque, intanto l'operazione del salvare non va affidata a una sola persona. Sì, certamente se vedo un bambino che sta cadendo in un fosso, io lo salvo, è normale, ma quello lo salvo dal cadere nel fosso. Ma l'operazione di salvare uno dei 35.000 bambini che muoiono di fame, non è una cosa che può fare una persona. È
una cosa che può fare la collettività, una coscienza collettiva, l'intera umanità deve dire: è ingiusto. Non solo è ingiusto che muoia 35 milioni di fame, ma è ingiusto che nessuno lo sappia. Lo sai che non lo sa nessuno? Come è ingiusto che nessuno sappia che il suo corpo è un capolavoro assoluto? Non sa nessuno nulla, perché così può essere trattato in qualsiasi modo. Può essere chiamato operaio, può essere chiamato impiegato, direttore, capito? Magari presidente, magari onorevole, capito? Onorevole. Pensa che ironia. Ok, onorevole, quindi... Onorevole è un uomo d'onore, capito? Quindi la risposta comunque specifica alla domanda è no. Non hai provato a salvare uno di questi 35.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame? Ma scusa, secondo te cosa faccio io? Da Roma parto per, mettiamo, il Ruanda, dove so che i bambini muoiono di fame? Da Roma preferisco scrivere un articolo, come ho fatto sul Fatto Quotidiano, spiegando che tutto questo massacro delle emigrazioni intanto avviene perché questi popoli sono costantemente derubati anche adesso dagli stessi paesi che fanno finta di accoglierli e che semplicemente investono del denaro per accoglierli. E tutti i paesi che accolgono i profughi sono paesi che hanno bisogno di quadrare il bilancio perché hanno rubato chissà quanto, e i soldi che gli danno per i profughi dell'Unione Europea li adoperano per quadrare il bilancio, non certo per quelli che scappano dalla guerra. Punto primo. Punto secondo, preferisco scrivere un articolo dove spiego in modo preciso che è molto più interessante costruire delle città, le famose casette, costruirle in queste enormi pianure della Tunisia o dell'Algeria o del Marocco, e costruire delle città che ospitino costoro, e con un decimo di quelli che costano qua loro possono campare benissimo, benissimo, perché là un euro ha il valore di 100 euro qua. Quindi diciamo che la tragedia delle migrazioni è una delle testimonianze più coscienti dell'assoluta imbecillità del potere, dell'assoluta protervia del potere, che invece di dire tutte queste navi che salvano questi che metà muoiono, metà non muoiono, ma perché non li vanno a prendere, per esempio, invece di farli andare sul barcone e pagare ognuno 10.000 euro, 5.000 euro, che sono probabilmente il sangue, o che hanno venduto magari un figlio per avere 5.000 euro, invece di farne morire a mazzi, perché non vanno a prenderli, invece di salvarli? No, è molto più interessante che una nave inglese ha salvato 5.000 naufraghi che già 1.000 erano morti. Non è imbecillità assoluta questa. Certo, è bellissimo che li abbiano salvati trovandosi lì, ma possibile che non pensino che è molto più interessante smetterla di rubare a questi paesi tutte le materie prime, dai diamanti al petrolio a tutto, e costruire là delle case? Non è che si sporcherebbe l'Europa regalando 10.000 casette nel Ruanda delle persone e facendo arrivare un centinaio di aerei, magari presidenziali, sai, che conterrebbero un sacco di cibo, a portare il cibo a quelli che muoiono? Quello che viene buttato, lo vogliamo ricordare? Lo dici sempre tu. Quello che viene buttato è 1,5 miliardi di tonnellate l'anno. 1,5 miliardi di tonnellate. Avete presente cos'è una tonnellata? Avete presente cos'è 1 miliardo, signori? 1,000, 1,000, 1,000. Mille rimorsi, 1,000 imbecillità, 1,000 degenerazioni del sentimento dovute a una paroletta che si chiama potere. Allora, io penso che il mio contributo per salvare i bambini di fame intanto è che
non è passato giorno in questi ultimi 30 anni che io non l'abbia comunicato a almeno una ventina di persone. In questa trasmissione l'ho già detto una quindicina di volte, vero Salvo? Sì. Sì. Nei miei diari lo dico continuamente. E non solo dire, ma io penso continuamente a questo. E pensare, ve l'ho appena detto, è un messaggio che arriva a tutti. Meglio, molto meglio del diario scritto nel computer, che arriva solo a pochi. Un messaggio non scritto e solo pensato e immaginato arriva a tutti, a tutti. E quindi questa ingiustizia, come oggi per dire, sembra ovvio a tutti che la luce elettrica, l'acqua scorrono giustamente in qualsiasi casa, anche nella casa più povera che c'è. E mentre invece questo neanche 150 anni fa non succedeva proprio per niente, e quindi succedevano delle epidemie, delle cose terribili. Adesso la vita si sta difendendo, no? E si difende anche a livello della persona più umile, la persona più povera. E garantisco alla persona che mi ha fatto questa domanda che se il suo nonno nel 1939 avesse continuato a dire in giro a tutti: guardate che nei campi di Auschwitz eccetera sono chiamati campi di lavoro perché erano nati come campi di lavoro, poi il loro padrone ha deciso che dovevano fare la guerra e allora questi campi li adopera come campi di sterminio, e guardate che non ci sono le docce con l'acqua, ci sono le docce col ciclon B, che è un veleno fulminante. Se il suo nonno avesse fatto questo, avrebbe salvato molta più gente che non andando personalmente ad Auschwitz e cercando di superare tutte le barriere dei nazisti e salvare la persona portandola fuori dalla camera gas, che è un immaginario secondo me puerile, e devo dire con tutto l'affetto che ho per questo ascoltatore che mi ha fatto la domanda, piuttosto inutile. Silvano, ci sono tantissimi commenti, fra l'altro alcune domande sono anche ripetute. Per esempio Alessandro chiede per l'ennesima volta se tu hai avuto modo di conoscere Jiddu Krishnamurti. Ah, Krishnamurti. Krishnamurti, sapete chi era Krishnamurti? Perché quasi tutti non sapranno chi è. Krishnamurti era un bambino indiano qualsiasi, che una signora inglese, stupita dal fatto che questo bambino fosse così brillante, perché era semplicemente un bambino, se l'è preso, l'ha portato in Inghilterra, l'ha fatto studiare, ma non a scuola, gli ha fatto fare un percorso di rispetto della sua unicità, e lui è diventato un punto di riferimento importantissimo, come per certi versi poteva essere anche Osho, Bhagwan, Rajneesh. Sono questi saggi che emergono da questo paese misterioso che è l'India e dicono delle cose straordinarie. Krishnamurti ha detto delle cose straordinarie. Io ho conosciuto in India un ballerino veramente meraviglioso che si chiamava Krishnakurti, e gli ho chiesto se sapeva che esisteva Krishnamurti e lui non lo sapeva neppure. Krishnamurti insomma è un pozzo che non si inaridirà mai, neanche per il fatto che lui non c'è neanche più, è morto, perché è stata rispettata la sua libertà di imparare senza studiare. Ecco cosa so di Krishnamurti. Incontrato? No, non ho neanche cercato di incontrarlo, a dire la verità, perché io ogni persona che incontro cerco di scavare in me la certezza che si tratta della persona più importante del mondo. Ogni persona, e cerco di scavare nella sua saggezza, là in quelle zone dove Krishnamurti ha avuto la fortuna di bazzicare tutta la sua vita. Ma perché? Perché la signora indiana l'ha portato via da quel piccolo inferno che era un paese dove morivano tutti di fame, capito?
Silvano, sono rammaricato perché ci saranno 20 o 30 commenti che non riusciremo a leggere, sono già le 8:02. A questo punto ti solleciterei a recitarci quel verso che ci hai promesso. Ve lo dico subito. Allora, almeno il primo verso lo dico, i primi due versi li dico in inglese perché è bellissimo in inglese. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. Gli occhi della mia donna non sono affatto simili al sole. Il corallo è molto più rosso delle sue labbra. Se la neve è candida, perché i suoi seni sono nerastri? Ho visto rose color damasco, rosse, bianche, ma nessuna rosa vedo sulle sue guance. Mi piace sentirla parlare, anche se so che la musica ha un suono molto più dolce. Vi giuro che non ho mai visto una dea camminare. La mia donna, quando si muove, scava il terreno. E adesso arrivano questi sublimi versi che rivelano la grandezza di sé. Eppure, per il cielo, io penso che il mio amore sia così raro come è rara una donna oltraggiata da falsi paragoni. Le dico questo in inglese. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compares. È bellissimo questo. Punto, buonanotte a tutti, anzi, buon risveglio domani mattina. Tutto quello che ci hai appena declamato sono versi appartenenti a Shakespeare? È un sonetto di Shakespeare. Un sonetto Uno di dei Shakespeare. 155 sonetti che io ho tradotto in questo intero anno. Ho impiegato un anno. Molto bene. Grazie Silvano. Cari amici, grazie a tutti voi per averci seguito, per aver condiviso con noi quest'ora insieme. Ci vediamo se lo desiderate. Giovedì prossimo, mi raccomando, condividete questo video, fatelo vedere ai vostri amici e parenti, probabilmente vi saranno grati per aver regalato loro qualche momento di emozione. Grazie ancora a tutti voi, grazie Silvano e se lo Aspetta, che io desiderate. desidererei che tutti gli ascoltatori facessero un saltino su YouTube, e quando hanno tempo e quando hanno voglia, e scrivessero violino, Silvano Agosti violino. E lì ci sono 3 minuti, che mi piacerebbe moltissimo che loro vedessero, del mio primo film in 35 mm che dura 3 minuti. Tutto il film durava 8 minuti, ma lì ne ho messo 3 minuti per vedere cosa sono riuscito a fare io nel 1963, cioè che avevo 21 anni, col cinema. A vedere Bene. che immagini sono riuscito a fare. Sono solo 2 minuti, ragazzi, però ci tengo che li vedano. Violino, violino, cercate violino Silvano Agosti su YouTube. Sì. Grazie, grazie Ciao. ancora, un abbraccio a tutti, alla prossima puntata. Ciao. Ciao, salve.